Le Marche tornano in zona gialla. Questa è la notizia con cui apriamo il GR Radio Nuova di oggi alle 12:30, 18:40 e 22. È la notizia con cui apriamo l'appuntamento odierno di Newsroom. Bentrovati nella stanza delle notizie di Radio Nuova in Blu. Dicevamo dunque Marche in zona gialla quando? Tra domenica 31 gennaio e lunedì 1 febbraio. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sulle basi delle ordinanze firmate dal Ministro della Salute Speranza. In zona gialla cosa è consentito fare? Cosa cambia? Ecco, in zona gialla è consentito circolare dalle 5 alle 22 nel territorio della regione, è vietato spostarsi in altre regioni, salvo il ritorno alla residenza, domicilio, abitazione. È consentita una sola volta, una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, massimo due persone più figli minori di 14 anni e persone disabili e non autosufficienti conviventi. I centri e i parchi commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. La consumazione in bar e ristoranti è consentita dalle 5 alle 18, mentre dalle 18 alle 22 è permesso solo l'asporto di cibi e bevande. Restano chiuse palestre, piscine, teatri, cinema, ma riaprono i musei e le mostre da lunedì al venerdì nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. Vediamo ora la situazione dei contagi da Covid-19 nelle Marche. Stando ai dati comunicati stamane, il Servizio Sanità ha testato 7.159 tamponi, 3.517 nel percorso nuove diagnosi, 3.642 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 465, di questi 115 in provincia di Macerata, 138 in provincia di Ancona, 58 in provincia di Pesaro Urbino, 74 in provincia di Fermo, 53 in provincia di Ascoli Piceno, 27 fuori regione. Continua lo screening nelle Marche, screening che continua anche al Palasport Chierici di Tolentino, screening gratuito antigenico per il Covid-19. Ieri sono state 1231 le persone che hanno aderito appunto a Tolentino. Tre i casi positivi riscontrati. I prossimi appuntamenti a Corridonia. Lo screening è in programma da martedì 2 a giovedì 4 febbraio, dalle 8 alle 20, nella tensostruttura di via Enrico Mattei. Poi a Sarnano l'appuntamento è per mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio, dalle 14 alle 20, nel Palazzetto dello Sport in via del Colle. Poi andiamo in regione. La consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi, interviene sulla legge 194, rettifica anche precisa le parole del capogruppo Carlo Ciccioli che aveva accostato la questione al tema della denatalità, fino a parlare anche di una sostituzione etnica. Non è intenzione di questa maggioranza, riferisce Leonardi, accostare le problematiche di denatalità del paese a quelle legate all'utilizzo della RU486, pertanto non accettiamo le strumentalizzazioni di chi vuole far passare un'opinione espressa a titolo personale come la linea politica della maggioranza. Così Elena Leonardi, vi abbiamo riportato le parole nel GR. Poi parliamo anche degli 11 milioni di nuovi fondi da destinare alle aree del sisma che si aggiungono ai 35 milioni già impegnati e la semplificazione dell'accesso ai relativi bandi, reintegrazione anche delle rotazioni della coltivazione della bietola da zucchero e altri temi trattati al tavolo per l'agricoltura con il vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni. Andiamo ora a Macerata. Il sindaco Sandro Parcaroli è intervenuto sulla questione relativa alla disdetta di adesione da parte del Comune al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. Insomma, ne avrete sentito parlare. Ecco, le parole di Parcaroli: pensare che Macerata sia la città della pace solo grazie all'adesione a un coordinamento, crediamo sia poco rispettoso nei confronti della sensibilità dei nostri concittadini. La spesa relativa all'adesione, scrive in una nota dal Comune, dal 2011 al 2016 ammonta a più di 82.000 euro, che in media corrispondono a 13.000 euro l'anno. Poi vi proponiamo anche le parole del presidente della provincia di Macerata, Antonio Pettinari, in relazione al ripristino delle autonomie scolastiche. Pettinari scrive al direttore dell'ufficio scolastico regionale Filisetti, al presidente della regione Acquaroli, all'assessore regionale all'istruzione Latini per chiedere di attuare le nuove normative previste dalla finanziaria, nuove norme della finanziaria. A proposito di istruzione e formazione, il 9, il 10 e l'11 febbraio l'Università di
di Macerata apre le porte, metaforicamente parlando, al Salone dell'Orientamento, un salone che si terrà esclusivamente online, in cui gli studenti delle superiori potranno conoscere l'offerta formativa di UniMC. E poi andiamo a Recanati. È stato approvato dalla Giunta il progetto definitivo della nuova scuola Beniamino Gigli, finanziata per oltre 4 milioni di euro con i fondi del terremoto. I lavori seguiranno la pianificazione prevista in cronoprogramma, nel dicembre 2023 la conclusione finale. A San Severino Marche il punto sulla ricostruzione sono 244 gli edifici tornati di nuovo agibili dopo le scosse di terremoto dell'ottobre 2016, tutti gli altri numeri nel GR. GR che va in onda alle 12.30, 18.40 e 22, FM 90 96.9 MHz. Adesso vediamo invece le notizie della settimana, le voci della settimana che abbiamo raccolto nel corso appunto di questa ultima settimana di gennaio. Oltre i titoli, in onda alle 13.30 e 20 su Radio Nuovo in Blu. L'apertura è dedicata ancora una volta alla zona gialla, ma anche ai 100 giorni della giunta Quaroli con l'intervista al presidente della regione. Torneremo a parlare anche di fondi per le aree del sisma e per l'agricoltura con il assessore Mirko Carloni e poi andiamo a parlare della giornata della memoria, lo scorso mercoledì 27 gennaio. Il ricordo, la riflessione di Lucia Tancredi, professoressa e scrittrice maceratese che abbiamo intervistato anche nel suo ruolo di docente. Come spiegare ai ragazzi appunto la giornata della memoria? Come evitare che il ricordo svanisca? Questo è un tema importante. Poi andiamo ad ascoltare le parole di Don Christoph Strelitzky, che è il nuovo parroco di Santa Maria della Pace, intervistato da MTV. Vi appunto riproponiamo le sue parole. Così chiudiamo oltre i titoli, in onda alle 13.30 e 20. Queste sono le notizie di oggi e le notizie della settimana, la proposta informativa di Radio Nuova in Blu. Vi ricordo il nostro sito radionuova.com per tutte le ultime notizie, i nostri social. Continuate a seguirci su Facebook, Twitter ed Instagram di Radio Nuova in Blu. Io sono Marco Morosini, questo è Newsroom, vi aspetto prossimamente. Arrivederci e a risentirci in radio.